Jannik Sinner è il nuovo volto del tennis mondiale, un ragazzo che in pochissimo tempo è diventato una vera e propria leggenda. 19 tee e break, 20 su 21 giocati nell'anno, il settimo titolo conquistato nel 2024 agli Open di Shanghai e ben due slam aggiunti alla sua collezione. Un campione maturo, solido e sicuro di sé, capace di resistere sotto la pressione e dominare il campo come pochi. Il suo incredibile percorso nel 2024 lo ha visto trionfare con numeri da record, mentre continua a costruire il suo impero tennistico. Ma come è arrivato fin qui? E cosa riserva il futuro per questo giovane fenomeno, nonostante la spada di Damocle del ricorso WADA sul caso doping? Pensi che Sinner riuscirà a mantenere il suo dominio nel tennis nonostante le pressioni fuori dal campo? Lasciaci un commento con il tuo parere. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie sportive e le notizie virali. Se ami il gossip e le notizie di attualità sugli sportivi, clicca il pulsante Mi piace e attiva la campanella per non perderti nessuna delle nostre notizie. Jannik Sinner, il ragazzo prodigio nato a San Candido, è diventato il più giovane campione degli Open di Shanghai per due anni consecutivi, consolidando il suo status di numero uno al mondo. Con 7 titoli conquistati nel 2024 e la sua 250esima vittoria da professionista, ha dimostrato una costanza incredibile che lo ha portato a dominare il circuito ATP come pochi altri prima di lui. Un dominio che, a soli 23 anni, lascia pensare a un futuro brillante e duraturo. Non è solo questione di tecnica, ma anche di mentalità. Jannik è un atleta che sa come migliorarsi, come se fosse una vera e propria intelligenza artificiale su due gambe. Una qualità rara che gli permette di apprendere dai suoi errori e di crescere sempre di più. Sinner, nonostante la sua giovane età, ha già raccolto un curriculum impressionante, con 3 titoli Master 1000 solo nel 2024, tra cui il prestigioso torneo di Shanghai, e ha ormai staccato tutti i suoi principali rivali con un vantaggio abissale nel ranking. Carlos Alcaraz, attualmente numero 2, è lontano ben 4.800 punti e la supremazia di Jannik potrebbe estendersi fino al 2025. Questo lo porta a un passo da record storici, come quello delle settimane consecutive al numero 1, con l'obiettivo di superare Mats Wilander e puntare direttamente al trono di Alcaraz, che ha detenuto per 36 settimane. Tuttavia, nonostante i successi sul campo, Jannik ha espresso il desiderio di giocare in maniera più libera, di divertirsi di più, un'affermazione che sorprende, dato il suo dominio sul campo, ma che rivela quanto sia impegnativo mantenere un livello così alto nel tennis mondiale. Dietro la sua tranquillità c'è una forte pressione, aggravata dal ricorso della WADA per la presunta positività al Clostebol. La spada di Damocle che pende sul suo futuro nei prossimi 6 mesi non lo lascia indifferente, ma Sinner ha già dimostrato una straordinaria capacità di concentrazione e resilienza. Durante la conferenza stampa dopo il trionfo a Shanghai, Sinner ha parlato apertamente della difficoltà della situazione. Le persone pensano che se vinci, se hai successo, non hai problemi, ma non è così. La situazione in cui mi trovo chiaramente non è facile e non vorrei trovarmici. Poi ci sono momenti in cui ci penso. E non è la parte migliore delle giornate. Queste parole dimostrano quanto sia umano, nonostante tutto. Il successo non mi cambierà, né come persona né come giocatore, prosegue Sinner. Sono molto grato alle persone che ho intorno, mi conoscono molto bene, sanno come sono e io so quali sono le persone di cui mi posso fidare. Questa è la cosa più importante. La pressione mentale che accompagna ogni campione è parte del pacchetto e Jannik non è immune da questo. Tuttavia,
la sua capacità di restare concentrato e dare sempre il massimo in ogni partita e allenamento gli ha permesso di raggiungere l'apice del tennis. Comunque, Jannik Sinner da oggi potrà vantare un nuovo e incredibile riconoscimento, una statua con la sua effigie nell'esercito di terracotta. Questo straordinario omaggio rappresenta una consacrazione unica per il giovane campione di San Candido, che nel 2024 ha dominato il tennis mondiale, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione non solo sui campi, ma anche attraverso riconoscimenti simbolici di questo calibro. Essere rappresentato all'interno di un simbolo storico e culturale come l'esercito di terracotta, che risale al III secolo avanti Cristo e celebra l'impero cinese, è un onore riservato a pochissimi. Sinner, che ha trionfato in due edizioni consecutive degli Open di Shanghai, è stato scelto per rappresentare l'eccellenza sportiva in un contesto che unisce tradizione e grandezza. Notizie sportive e notizie internazionali di sport sono ormai costantemente incentrate su di lui, tanto che persino Novak Djokovic, battuto in finale a Shanghai, lo ha paragonato a se stesso. «Jannik mi ricorda me», ha affermato Nole, riconoscendo che il servizio del giovane italiano è migliorato al punto da essere una vera e propria arma letale. Djokovic ha elogiato la capacità di Sinner di mettere sotto pressione gli avversari, di soffocarli con il suo ritmo e la sua presenza in campo. E quando queste parole arrivano da uno dei più grandi della storia del tennis, capisci che siamo di fronte a un fenomeno destinato a dominare per molti anni. Nel 2023, Jannik ha già dimostrato di saper vincere sotto pressione, regalando all'Italia la Coppa Davis dopo 47 anni di attesa, con una serie di prestazioni da urlo, compresa una vittoria epica sempre contro Djokovic. Il 2024 lo ha visto ancora più determinato e pronto a conquistare tutto, ma la sfida è appena iniziata. Le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis sono alle porte e Sinner ha tutte le carte in regola per proseguire la sua incredibile ascesa. Jannik Sinner è destinato a scrivere una delle pagine più brillanti della storia del tennis. La sua mentalità, unita al suo talento, lo rendono un campione unico. Credo che, nonostante le difficoltà legate al caso doping, Jannik continuerà a stupire il mondo intero con la sua dedizione e il suo gioco spettacolare. Personalmente, non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà nei prossimi tornei e soprattutto come si preparerà agli Australian Open 2025, dove è il campione in carica. Se vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie virali e le ultime news sul mondo del tennis, non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Attiva la campanella per ricevere notifiche su ogni nuovo video. Grazie!